Beh, io da bambino facevo i giocattoli per i miei fratelli che erano più piccoli di me e già allora mi divertivo con due pezzettini di legno, un po' di carta, un po' di farina, un po' di colla che facevo con l'acqua e farina a realizzare qualcosa. E quando ti vedi nascere una cosa fra le mani ti rendi conto che sei parte di un miracolo per il quale devi essere grato. Dai sassi alla carta, dai metalli al vetro, dalla ceramica al legno e adesso i bronzi. Queste cose qui vivranno per sempre. Potranno finire sottoterra, potranno finire in una discarica, fra qualche centinaio d'anni le ritroveranno, si domanderanno chi è quello stupido che ha fatto questa cosa. Però questi personaggi rimarranno lì ed è un modo per farli ancora rivivere, no? Sono tutti personaggi di grande spessore, non hanno bisogno del mio aiuto per passare alla storia e sopravvivere. Però è una piccola goccia, sono contento di averla fatta. Nel lungo cammino dei suoi 94 anni, Giancarlo Fulgenzi ha sperimentato i materiali e le lavorazioni più diverse. Gli anni sono tanti, 94 anni c'entra di fare. Io ho lavorato un po' tutti i materiali, tutti. Penso che non ci sia materiale che non ho maneggiato. Utilizzato tutti i tipi di lavorazioni, è una curiosità che mi insegue da quando ero ragazzo. Appena vedo un pezzo di legno vecchio, un sasso, un metallo, una resina, mi domando cosa ci posso fare. Le sue opere più recenti sono in esposizione al Palazzo di Fraternita dei Laici in Piazza Grande. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 9 marzo.